culturali, politiche, sociali, eccetera, eccetera. E diciamo che a distanza di 4 anni queste iniziative, queste attività si sono sviluppate, ad esempio all'interno della Gabella, perché è stato nei precedenti incontri, adesso si vedono 4 macchine qua alla nostra sinistra, sono 4 macchine che provengono da un percorso di riciclo di computer utilizzati e dismessi da aziende, che sono stati dotati di apparecchiature comunque di software libero, con programmi comunque appunto che non sono coperti da diritto d'autore, ma sono stati creati da diverse persone, insomma, con un progetto appunto di riciclo di computer componentistica e software. All'interno della Gabella, uno dei luoghi in cui proprio in questi giorni è partito un corso di educazione al digital divide, in cui dei ragazzi giovani della nostra città insegnano a persone adulte, mature, magari che non hanno mai toccato un mouse, ad utilizzare internet. E questo perché? Perché comunque la tecnologia, l'informatica sta un po' cambiando il nostro modo di vivere. E ad esempio in questi giorni mi capita per lavoro questo, quindi non è legato a telecitofono, di utilizzare molto il cellulare, ma non come strumento telefonico, però come strumento di applicazioni aggiunte tipo il Bluetooth. E stavo pensando in questi giorni che ci sono molte persone, compreso io fino a qualche tempo fa, che guardavo con... Io fino al 2002 ho rifiutato di avere un cellulare, dopo per lavoro mi hanno costretto ad averlo, e quindi cioè, mi sono rapportato al telefono cellulare. Adesso, lavorando comunque all'interno dei giovani, nelle scuole, eccetera, eccetera... Sirio, chiudiamo la porta... E in pratica succede che insomma, il cellulare è diventato comunque, rispetto alle nuove generazioni, una specie di prolungamento del corpo, perché è uno strumento che si porta sempre con sé, quasi irrinunciabile. E quindi cioè, mi immagino che un giorno magari, cioè quello che per noi non so è la prima lettera scritta da un bambino al papà, un giorno comunque magari il primo SMS che un bambino scriverà al papà o alla mamma sarà uno strumento che comunque emozionerà. E forse diciamo queste cose che sono un po' diciamo futuribili, un po' strane, particolari, che si può essere pro o contro, d'accordo o meno, faranno parte del nostro futuro. Così come anche l'utilizzo della tecnologia, di tutte queste strumentazioni, può essere pensato, ragionato, declinato in diversi modi. E forse per chi ha intenzione comunque, per chi ha una sensibilità legata comunque agli aspetti sociali e all'idea comunque di creare un mondo di persone, non soltanto comunque di macchine, oggetti, eccetera, eccetera, il fatto comunque di iniziare a pensare a un'educazione e comunque anche alla possibilità che queste nuove strumentazioni, queste tecnologie possano anche cambiare la nostra cultura, portandola comunque a una cultura di libertà vera, ma libertà condivisa, di libertà comunque in cui i cittadini si ritrovano e partecipano comunque insieme in modo attivo alla vita delle nostre città, delle società, potrebbe essere appunto un sogno. Un sogno in cui credo che il nostro ospite, che è il presidente di Wikimedia Italia, che ci racconterà, nonostante diciamo appunto la voce che è un po' provata dalla fonia, e ci racconterà un po' la sua esperienza proprio all'interno della scuola di etica e politica. Perché? Perché comunque c'è etica e politica, per noi sono oggetti che vanno comunque pensati anche rispetto appunto alle nuove tecnologie, a quelli che saranno i nuovi mezzi che comunque diffondono cultura, condividono comunque contenuti, lo possono fare in diversi modi. All'interno ad esempio di Wikimedia credo che diciamo, l'organismo diciamo, informatico, telematico più conosciuto, più diffuso è Wikipedia, che è un'enciclopedia informatica che vede diversi utenti contribuire comunque alla realizzazione di una enciclopedia in continuo cambiamento, evoluzione, condivisione, confronto, discussione,
fatta quindi dalle persone, non soltanto da magari docenti nominati da una casa editrice, da un soggetto comunque istituzionale, ma dai cittadini che possono essere docenti, come possono essere esperti di diversi campi, in cui magari un musicologo può postare, contribuire appunto all'interno con pagine legate alla musica, così come invece un musicologo magari appassionato di giardinaggio può scrivere cose che esulano dal proprio percorso magari professionale, ma rappresentano magari una passione. E questa comunità, diciamo, sta funzionando molto bene, e diciamo che almeno per quanto mi riguarda, magari anche Andrea, che magari lavoriamo un po' nei nostri percorsi lavorativi nel campo dell'informazione, anche spesso ne traiamo anche spunto, perché è diventata veramente, da un punto di vista su internet, insomma, uno dei canali della conoscenza più diffusi, gratuiti, e in cui non c'è comunque la volontà comunque di trattenere o comunque di detenere in modo economico il potere, perché è gratuito, è diffuso e disponibile. Niente, allora adesso chiedo al nostro ospite magari di presentarsi, di spiegare cos'è Wikimedia, un po' i progetti e diciamo questa idea di condivisione della conoscenza che fa parte di una comunità di utenti che è italiana ma è anche parte di tanti paesi nel mondo. Grazie, io sì, dai, il risultato mi pare accettabile, spero non sia una sofferenza, vi assicuro che la mia voce normalmente c'è, stamattina invece era sparita, vi ringrazio sin d'ora della pazienza che dimostrerete, come ringrazio Gianluca e Andrea per avermi invitato qua. Io stesso sono un rincalzo, sui programmi c'era scritto che avrebbe dovuto partecipare Frida Brioschi, che è stata la prima presidente di Wikimedia Italia, io sono il secondo e a mia volta la sostituisco perché per impegni di lavoro non poteva essere presente, e anche per me è stato un problema all'ultimo momento cercare qualcuno che prendesse il mio posto, per cui vi prego di avere un po' di pazienza, e se dovessi risultare non abbastanza chiaro ditemelo, anzi preferirei che rispondere a domande o che si innescasse un certo dialogo, perché a muovere un po' braccio mi è sempre un po' complicato. Gianluca ha descritto in maniera abbastanza esaustiva, bene o male, qual è l'approccio. Due parole sull'associazione che io rappresento. Allora, Wikimedia Italia è la sezione italiana di Wikimedia Foundation. Che cosa significa? Wikimedia Foundation è una società, un'associazione no profit statunitense che ha sede a San Francisco, che al momento è proprietaria di tutti i server su cui i contenuti della Wikipedia in italiano, ma anche in altre 250 lingue, sono ospitati, che è quella che paga i conti della manutenzione di queste macchine, della loro sorveglianza, eccetera, paga questi conti attraverso donazioni. Poi magari parliamo anche di come si sostenta tutto questo. Il capitolo italiano che io rappresento qui stasera è l'associazione che in Italia è autorizzata da loro a utilizzare loghi e marchi per girare l'Italia e raccontare in contesti come quello di stasera cos'è, come funziona, eccetera, eccetera, eccetera. Non abbiamo come associazione un potere di intervento particolare sui contenuti. Io, nonostante sia il presidente dell'associazione, non ho e non voglio avere poteri in più su ciò che va scritto su Wikipedia. Ciò che viene scritto su Wikipedia è il frutto del lavoro collaborativo di diverse migliaia di utenti, di cui un migliaio abbastanza attivi e assidui sono quelli che magari una, due, tre volte a settimana si collegano, guardano le voci che hanno scritto, vedono che cosa è successo. E di fatto non esiste, per scelta, non esiste una redazione che decide a priori che cosa va pubblicato e come va pubblicato. Gli utenti, in maniera più spontanea, in base ai loro interessi o in base alla loro attività, si raggruppano attorno ai temi e insieme trovano il modo di affrontarli, di sviscerarli e di coordinarli. Ad esempio, molto banalmente, posso parlare della mia esperienza personale. Io sono un chimico per studi e per lavoro,
E ovviamente ho iniziato a scrivere voci di chimica, composti chimici, definizioni scolastiche di cosa è una reazione, di come funziona, eccetera, eccetera, eccetera. E ho incrociato attraverso questo lavoro altri utenti che si occupano di chimica, con cui siamo andati a discutere, a confrontarci e decidere che cosa era corretto esporre, come era corretto impostare le voci dedicate ad esempio ai composti chimici. Un lavoro del genere lo fanno tutti gli utenti che a vario titolo si occupano di giardinaggio, di musica, di letteratura. E ripeto, tutto questo senza che esista un'autorità che non sia quella che l'utente si conquista sul campo, diciamo, intervenendo, interagendo con gli altri. Wikipedia è un'enciclopedia, quindi non è una raccolta di curriculum vitae, non è un giornale, non è qualcos'altro, non è un notiziario. Vedremo che poi la piattaforma Wiki, che è la piattaforma di scrittura collettiva su cui si basa Wikipedia, può essere utilizzata in diversi ambiti. Ci sono anche aziende che utilizzano questa piattaforma per la loro comunicazione interna, però Wikipedia rimane nelle sue intenzioni un'enciclopedia, cioè una raccolta di saperi già consolidati, una fonte secondaria di saperi che ha l'ambizione di essere libera, gratuita, consultabile da chiunque. Se qualcuno vi chiede denaro per abbonarvi a consultare Wikipedia, vi sta ingannando. Non è così che funziona, non è così che deve funzionare. Denaro lo chiediamo, per carità, vi troverete quando consultate le pagine un invito a fare una donazione, perché attualmente tutta la struttura, cioè le varie e 250 rotte edizioni diverse di Wikipedia nel mondo, costano, scusate vado un po' a memoria, attorno ai 3 milioni di dollari l'anno per essere mantenute. E tutto questo arriva da donazioni che vanno dai 5 euro che può mandare qualcuno di noi, fino a alcune grosse donazioni di alcune fondazioni, anche se di questo si occupa principalmente l'ufficio americano. Noi in Italia non abbiamo un budget così enorme, il nostro bilancio è molto più risicato, e parte del nostro compito è comunque canalizzare questa raccolta fondi in Italia per trasferirne parte poi a contribuire a mantenere il tutto quanto in piedi e in efficienza. Io dunque, due parole sulla filosofia di fondo, però sentitevi liberi di interrompermi in qualsiasi momento e di chiedere qualunque cosa possa essere pertinente. Wikipedia compie 7 anni e si trova all'incrocio di due fenomeni degli ultimi 10 anni nella sfera internet. La prima è il cosiddetto, ne avrete sentito immagino parlare, web 2.0, sigla un po' astrusa dietro la quale altro non si intende che quei siti web che invece di essere prodotti da una società, da un'azienda, verso un pubblico sulla falsariga del mezzo del tradizionale media televisivo, dicevo, i siti del cosiddetto web 2.0 sono i siti in cui i contenuti sono prodotti dalla comunità degli utenti stessi. Wikipedia è un esempio, ma ce ne sono molti altri, non necessariamente a contenuto libero, non necessariamente gratuiti. Però ecco, un primo filone è questo, diciamo che l'evoluzione tecnologica ha fatto sì che diventi sempre meno utile conoscere il mezzo internet dal punto di vista tecnico per poter pubblicare i propri materiali. Se 10 anni fa mettere in piedi un sito internet poteva essere comunque un qualcosa alla portata di addetti ai lavori che dovevano avere i mezzi, conoscere rudimenti di linguaggio, o comunque avere o personalmente o indirettamente contatto con dei tecnici che si facessero carico di pubblicare i loro contenuti. Con l'evoluzione tecnologica che si è avuta oggi, di fatto questo divario non esiste più. Una persona tutto sommato digiuna di programmazione può benissimo avere l'opportunità di pubblicare in maniera semplice ciò che desidera. Questa facilitazione tecnica ha portato alla nascita del cosiddetto web 2.0, cioè di questa famiglia di siti su cui i contenuti sono prodotti dagli utenti stessi. L'altro filone
all'incrocio del quale Wikipedia tutto sommato si colloca è quello del cosiddetto software libero, o meglio, del contenuto libero, nel senso che tutto parte dal software. Avrete sentito parlare di Linux, è stato appena accennato a queste macchine che montano software open source. A un certo punto, anni fa, una comunità di sviluppatori software decise di non brevettare il loro prodotto, ma di distribuirlo gratuitamente ad una comunità, a patto che questa comunità fosse, ha garantito a questa comunità la libertà di utilizzare il suo software gratuitamente, di vedere come è fatto, di poterlo migliorare, di metterci mano, a patto che i risultati di queste migliorie fossero distribuiti con la medesima libertà. E l'ho detto in maniera molto approssimata, gli esperti sapranno perdonarmi, però il concetto di open source è questo. Io non ti vendo un prodotto a scatola chiusa, coperto da brevetto, ma ti do un prodotto trasparente nel quale puoi vedere i meccanismi, vedere come funziona, migliorarlo e ridistribuirlo a tua volta. Wikipedia rappresenta l'estensione di questo modello al produrre qualcosa che non è software, ma è qualcos'altro, nel caso specifico, un'enciclopedia. A differenza di un'enciclopedia cartacea, Wikipedia è il suo è la sua forza e anche la sua debolezza, eventualmente ne discuteremo. Nel momento in cui una persona pubblica un proprio testo su Wikipedia, ad esempio una voce che descrive la gabella di Reggio Emilia, automaticamente autorizza chiunque altro a prendere quel testo, a riutilizzarlo, a modificarlo, a integrarlo e a ripubblicarlo a sua volta, garantendo però agli altri la medesima libertà di utilizzo. Diciamo quindi che all'incrocio tra la semplificazione tecnologica che permette, ha permesso la creazione di una piattaforma di scrittura collettiva, che è quella che è il motore su cui Wikipedia si basa, e della linea di pensiero dedicata allo sviluppo di contenuti aperti, si colloca appunto Wikipedia, che è stata la più popolare, la più vecchia di questa esperienza. La piattaforma Wiki di per sé si presta poi a essere declinata in tanti modi differenti. Esistono progetti simili, cioè che si basano sugli stessi principi di fondo, creiamo del sapere per condividerlo, e finalizzati magari a creare una raccolta di manualistica, oppure una raccolta di lezioni e corsi universitari, oppure ancora, fuori dall'ombrello di Wikimedia Foundation, sono nati diversi progetti altrettanto interessanti, come una sorta di catalogo di opere d'arte, oppure ancora cose molto anche più semplici o divertenti, come potrebbero essere una raccolta di ricettari, eccetera, 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 oppure addirittura la mappatura, questa è interessante, la mappatura delle strade e delle vie delle città italiane, sì, un progetto chiamato OpenStreetMap, dove gruppi di volontari si impegnano a rimappare le strade, le vie delle città. Voi direte, perché farlo quando c'è già un'azienda, una pagina gialla, un Google, eccetera, che mi dà la stessa informazione? Perché così facendo queste persone stanno producendo dei contenuti non coperti da brevetto, non coperti da copyright, liberamente riutilizzabili, non vincolati al pagamento di royalties o altre forme di compensazione economica. Ho perso un po' il filo, mi rendo conto di non essere granché preparato, quindi apprezzerei moltissimo davvero se ci fossero domande. Ma diciamo che la prima critica, ovviamente, la prima critica che viene rivolta è: ci scrivono tutti, quindi vuol dire che in effetti si può capitare benissimo che qualcuno scriva castronerie più o meno palesi. Ma cosa succede? Descritto in maniera molto grezza, è possibile per chiunque, senza necessariamente registrarsi, seguire in tempo reale che cosa sta succedendo in ogni momento su Wikipedia. Esiste una pagina dove vengono elencate le modifiche che ogni singolo utente fa, anonimo o registrato che sia, e chiunque è libero di andare a vedere queste modifiche e vedere che cosa queste persone hanno scritto. E cosa succede? Ogni utente registrato può
selezionare tutta una serie di voci che magari sono quelle dove ha contribuito in prima persona a scrivere, oppure magari quelle che per interesse sta seguendo, e controllare che cosa è stato modificato. Quindi non so, io ho scritto una bellissima voce sugli inceneritori, la cito perché è stato oggetto di polemiche abbastanza furiose, vabbè, comunque. Sto seguendo perché mi interessa il tema, la voce sugli inceneritori, e mi accorgo che ieri sera un utente che non conosco ha inserito alcune frasi. Ora, gli interventi possono essere di vario tipo. Ci sono ovviamente gli interventi fatti con spirito costruttivo, dove questa persona magari si è accorta di una lacuna, o comunque ha sviscerato parte del mio, di quanto avevo scritto io prima, e ha arricchito. E questo ne va benissimo. È un'azione assolutamente benvenuta. È l'approccio che vorremmo. Oppure mi ha scritto qualcosa che io so che non mi risulta, non mi ha citato le fonti da cui ho preso questa informazione, non sono sicuro. In questo caso cosa succede? Non è che parto e cancello tutto subito, però mi viene il dubbio. Allora, a ogni voce di Wikipedia è associata una pagina di discussione dove gli utenti possono, anzi devono, incontrarsi e chiarirsi. Allora io posso o contattare direttamente l'utente, oppure attraverso la pagina di discussione della voce far presente a lui e agli altri utenti che stanno seguendo quella voce che la modifica che è stata fatta mi lascia un po' perplesso, e a quel punto sarà la comunità degli utenti a decidere. Potrei essere smentito nei miei dubbi e sentirmi dire: no, guarda che tal di tali ha ragione, ha preso il dato da questa fonte, che è il modo migliore poi di chiudere qualsiasi controversia. Oppure magari sentirmi confermato nei miei dubbi e a quel punto magari sentirmi autorizzato a eliminare o a emendare quello che l'altro utente ha scritto. Ma ci sono cose assolutamente palesi come parolacce, bestemmie, commenti, frasi al limite della diffamazione, dove vabbè, d'accordo, lì in quel caso non c'è molto da discutere, si cancella e dopo eventualmente se ne parla. E magari si fa presente all'utente che non siamo qui per pulire le tue parolacce, per cui magari dopo che ne hai messa una, dopo che ne hai messa due, dopo che ne hai messa tre, dacci un taglio, perché magari ti blocchiamo anche per quel paio d'ore. Così magari ti passa un attimino la frenesia e ti calmi. Ecco, diciamo che la forza, dicevo prima, la forza e la debolezza di Wikipedia stanno proprio nel suo essere aperta a chiunque. Esistono esperimenti, uno si chiama Citizendium, però ora sono in lingua inglese, che io sappia. Esistono esperimenti di enciclopedia collaborativa non completamente aperta come Wikipedia, ma aperte solo a utenti disposti a rendere pubblica la loro identità e possibilmente citare proprie referenze a corredo. Proprie referenze, tipo io sono autorizzato a scrivere di chimica perché ho studiato qui, ho fatto quest'altro. Sono esperimenti ancora agli esordi, per carità, nella misura in cui si costruisce conoscenza condivisa, a me sta bene, non la percepisco come concorrenza. Mi sembra un approccio un po' limitante. A me piace l'idea che chiunque possa venire a scrivere su Wikipedia, anche se non è esperto, lo farà magari perché non ha un'esperienza ratificata da una qualche autorità accademica, ma perché è un'esperienza sua. Certo, rimane sempre il discorso che è aperta nel bene, è aperta nel male, al contributo non costruttivo. Dov'è che scatta, cos'è che rende alla fine tutto questo processo virtuoso e ci porta a produrre un'opera che tutto sommato è ritenuta ragionevolmente affidabile e non una cozzaglia di rumore senza informazione? Sta proprio nella comunità degli utenti stessi che vigilano sulle voci scritte e fanno opera di reciproco controllo. Quello che io scrivo viene visto da tutti quanti e tutti quanti possono venirmi a dire: no, guarda, hai scritto una cazzata, e ti dico perché è una cazzata. Per cui nel complesso, dove esiste una comunità sufficientemente attiva che riesce a fare massa critica e innescare questo circolo virtuoso, il risultato diventa tutto sommato accettabile. Diciamo che mi piace sempre dire che Wikipedia è affidabile tanto quanto lo sconosciuto. Appena arrivati a Reggio Emilia, qui chiedete indicazioni su dove si trova la gabella, vi dice dove dovete andare. Ecco, è molto probabile che 9 persone su 10 vi diano l'indicazione giusta.
capiterà anche la decima che vi dà l'indicazione sbagliata, appena capite di essere fuori strada, però magari chiedete un'altra volta. Diciamo che il grado di affidabilità di Wikipedia secondo me è questo. Alla fine c'è una presunzione di buona fede e c'è questa opera di continuo monitoraggio reciproco che però alla fine produce il risultato. Ovviamente nessuno può garantire in ogni singolo momento, mentre io vi sto parlando qualcuno potrebbe andare a seminare insulti sulla pagina di qualcuno, oppure ancora ricordo una voce di fisica che stavo tenendo d'occhio perché ne avevo scritto un pezzettino, mi trovo un esponente, un'equazione cambiato, un 5 era diventato un 6 e dico che faccio adesso? A me pareva che fosse col 5, però so che esiste un gruppetto di utenti che scrive voci di fisica e ho fatto presente la cosa a loro. Dopodiché sono intervenuti loro e hanno, non mi ricordo più se hanno confermato se hanno corretto in questo momento, però il meccanismo è questo, tant'è che a me vengono chiesti pareri su voci di chimica, magari di battute e così via. È chiaro che ci sono cose su cui è facile andare a verificare, cioè il punto di ebollizione di un composto chimico è quello, e lo trovi su un libro e grosso modo magari cambierà di un grado, ma ci siamo. Ci sono voci invece magari ben più serie, biografie di politici, temi dedicati, voci dedicate a temi di etica, di religione, di politica internazionale e nazionale, dove ovviamente gli animi si scaldano, e lì l'altro punto fondante di Wikipedia è la ricerca del cosiddetto punto di vista neutrale. Allora, se da un lato produciamo contenuti perché vogliamo che vengano distribuiti, condivisi, e abbiamo l'ambizione, la speranza che diventino uno strumento di lavoro, dall'altra parte ci rendiamo conto che l'unico modo per rendere autorevole tutto questo è cercare di renderlo il più neutrale possibile. Non fraintendetemi, l'esistenza di Wikipedia non è neutrale, secondo me. Però i suoi contenuti ci sforziamo perché non è facile che abbiano un approccio neutrale, il più neutrale possibile, cioè presentare fatti documentati e referenziati, cercando il più possibile di lasciare fuori dalla porta interpretazioni che sono assolutamente legittime, personali, individuali, ognuno di noi le ha, io stesso porto su Wikipedia il mio punto di vista, però nel momento in cui vado a scrivere di temi che so che magari mi toccano nel vivo, mi astengo dal farlo, è una scelta. Dove non è assolutamente possibile trovare un punto di incontro, allora mi è capitato giusto l'altro ieri di dover bloccare una voce, la voce dedicata alla violenza di genere, che qualcuno vorrebbe rinominare come violenza sulle donne e depurare alcune parti, mentre c'è una parte di utenti che vorrebbe lasciarla come sta. Hanno cominciato a cancellarsi pezzi di testo a vicenda, e a un certo punto, vabbè, io sono uno dei 90 amministratori di edizione in lingua italiana, come sempre succede in questi casi quando ci sono uno o più utenti che si cancellano a vicenda i contributi, si blocca la versione, quella che capita capita, e si invitano le parti a confrontarsi sulla pagina di discussione proprio al fine di cercare o una sintesi che riesca a mettere d'accordo le parti o quantomeno un modo per presentare le opinioni contrapposte in maniera sufficientemente neutra. Prego. Allora, esistono i due punti fermi irrinunciabili, sono quelli del punto di vista neutrale e della libertà, della licenza d'uso. Oltre a questi due punti fondamentali, tutte le linee guida e tutte le regole vengono create dalla stessa comunità degli utenti. E sì, esistono, sono anche relativamente complicate per certi versi, però vertono più su come organizzare il lavoro di redazione, cosa poter pubblicare, cosa non poter pubblicare, e sono spesso convenzioni che nascono all'interno di gruppi di utenti che seguono un determinato argomento. Mi spiego, tempo addietro si è posto il problema delle biografie degli sportivi, biografie dei calciatori. Li mettiamo tutti, anche quelli che giocano nella squadretta amatoriale dell'oratoria. Magari qualcuno potrebbe non avere neanche piacere a vedere pubblicata la propria biografia. Allora, i vari utenti che seguivano le voci dedicate al calcio si sono messi d'accordo che
un giocatore di calcio può avere una biografia su Wikipedia qualora abbia militato almeno 2 stagioni in Serie B. E quello è diventato il criterio minimo oltre il quale stabilire una soglia di accettabilità della biografia. Lo stesso discorso si è fatto per gli amministratori locali. Le biografie dei sindaci sono ammesse solo se sindaci di almeno capoluogo di provincia, salvo casi, a meno che la persona non abbia assurdo una popolarità tale da meritare una biografia per altre ragioni. La tua biografia in quanto sindaco della città X è legittima solo se la città è capoluogo di provincia, cose del genere. Quindi esistono sì delle linee guida, ma sono generalmente confinate al tema che il gruppo di utenti sta sviscerando. Esistono anche altri criteri più generali del tipo, ma che si rifanno alla natura di Wikipedia come enciclopedia, quindi non sono ammesse voci che non sono voci di enciclopedia. Quindi niente poesie autografe, niente lavori, niente ricerche originali soprattutto. Cioè pubblichiamo saperi già consolidati o comunque verificati da altre fonti, non pubblichiamo la teoria rivoluzionaria che magari verrà confermata tra qualche anno da qualche esperimento, ma finché non è confermata noi non ci mettiamo, non la pubblichiamo. Quindi sì, esistono delle linee guida, ma sono generalmente sempre tese a garantire l'enciclopedia nella sua interezza. Tutto sommato sono anche abbastanza garantiste, perché la cancellazione di una voce che non sia palesemente... esistono casi in cui la cancellazione è immediata perché sì, siamo palesemente fuori tema. Un curriculum vitae personale di una persona che cerca lavoro, ad esempio, si cancella a vista. Però tutte quelle voci che non sono previste come in questo elenco di casi di palese ragione di cancellazione vengono sottoposte a votazione. Io posso prendere una voce di Wikipedia, vedere, io leggendo Wikipedia posso imbattermi in una voce e pensare che non ci sia motivo che debba stare in un'enciclopedia, sia fuori posto. Allora posso segnalarla alla comunità degli altri utenti, aprire una richiesta di pareri che dura una settimana, chiedendo la cancellazione di questa voce, e alla fine della settimana sarà il voto degli utenti a decidere se può andare o se può restare. Non lo so, per fare un esempio, la trama di un episodio di un telefilm, per esempio. Spesso poi i casi di cancellazione diventano anche dei precedenti su cui vengono costruite le linee guida di cui parlavamo prima. La biografia del sindaco del piccolo paese, dopo che la comunità ha respinto la pubblicazione di queste biografie per 3-4 volte, si è pensato di consolidare tutto questo in una linea guida che diceva: ok, se non è capoluogo di provincia non se ne fa nulla. Lo stesso valeva appunto per le trame degli episodi dei telefilm. È inutile, la comunità ha ritenuto inutile dedicare una voce a sé stante a un episodio di un telefilm, a meno che per motivi storici particolari non fosse in qualche modo meritevole. Normalmente queste voci sono nella voce dedicata al telefilm, magari esaurita in poche righe, e la cosa finisce lì. Forse ho divagato, spero di aver... Sì. Di chiedere una settimana di tempo per... Sì. Forse è fatta la richiesta solo un amministratore? No, chiunque, qualsiasi utente registrato. Quindi non l'anonimo che passa, questa è una piccola garanzia, però un utente registrato può richiedere, e anche la cancellazione non è maggioranza semplice, cioè chi vuole la cancellazione deve raccogliere almeno 2/3 di pareri favorevoli alla cancellazione. Questo perché tutto sommato abbiamo ritenuto che una norma un po' più garantista aiutasse a preservare certi saperi di nicchia. Io non... mi trovo la biografia di un pittore d'avanguardia, non so nulla di lui. Non è che vado a votare. Quando anche votassi per la cancellazione, dovrei comunque... cioè il parere di chi, tutto sommato, può conoscere questo sapere di nicchia, questo sapere specializzato, vale di più del mio, che magari non conosco l'argomento.
per cui la comunità è invitata a esprimersi sulla proposta di cancellazione per una settimana, e la cancellazione passa solo se conquista una maggioranza qualificata, altrimenti la voce rimane. Esattamente, esattamente, esattamente. Sì. Sforzo di memoria. Io, dunque, la Wikipedia in lingua italiana è la decima al momento tra le edizioni mondiali, molto vivace che io sappia. Ci sono Wikisource, che è la piattaforma Wiki. La Wikisource è un'applicazione simile a Wikipedia, ma invece di costruire un'enciclopedia è finalizzata a costruire una biblioteca di testi su cui il diritto d'autore è scaduto, oppure il testo è stato concesso con licenza libera dagli autori e quindi liberamente disponibile. Wikisource è un po' l'equivalente, se vogliamo, negli scopi di un sito più anziano e più famoso che è LiberLiber. E dei progetti in lingua italiana, dopo Wikipedia, credo sia uno dei più vivaci. Abbastanza vivace anche Wikinotizie. Wikinotizie, che è l'utilizzo della piattaforma Wiki di scrittura collettiva finalizzata allo scrivere un giornale, quindi fare cronaca locale. Altri progetti sono un attimino più limitati come base di utenti, e quindi passano un po' più in sordina, ma comunque il loro contributo non è assolutamente disprezzabile. L'ultimo nato è Wikiversità, che ha l'ambizione di raccogliere lezioni e corsi, organizzandoli in maniera strutturata. A differenza dell'enciclopedia, che è generale universale, Wikiversità si pone l'obiettivo di organizzare corsi e lezioni in maniera coerente. Naturalmente. Sì, sì, assolutamente. Nessuno chiederà mai denaro per accedere ai contenuti. C'è in atto una battaglia abbastanza viva, visto che comunque il lavoro di redazione è gratuito, però il mantenimento di mezzi e banda di connettività è particolarmente oneroso. Appunto, vi dicevo prima, l'anno scorso è costato 3 milioni di dollari. C'è in atto in questi giorni, cronaca abbastanza recente, una bella discussione sul fatto di avere o meno pubblicità all'interno delle pagine. Onestamente, l'ho detto in varie sedi e continuo a ripeterlo, spero che la Wikimedia Foundation abbia la saggezza di non cedere alla tentazione di ridurre le proprie aspettative. Se ci sono meno soldi, piuttosto che andare a cercare soldi attraverso la raccolta pubblicitaria, perché sarebbe un po' uno svilimento del mezzo per certi versi. Wikipedia oggi come oggi, proprio per il suo esistere senza pubblicità, rappresenta un'eccezione abbastanza disturbante per certi versi nelle logiche di mercato attuali. E poi sarebbe stato stupido non ricorrere alla pubblicità fin dall'inizio, se la pubblicità fosse stata un'opzione possibile. In ogni caso, la discussione è abbastanza vivace all'interno della fondazione sul se farlo o se non farlo. La tentazione del denaro è fortissima, perché comunque pensate che la sola edizione italiana viene vista ogni giorno da circa 650-700 mila persone, quindi sicuramente un bel bannerino pubblicitario in pagina principale farebbe gola. Abbiamo ricevuto svariate proposte in questo senso anche noi come associazione italiana. È chiaro che la cosa per ora è fuori discussione, io mi auguro che rimanga fuori discussione per molto tempo. Allora, la Foundation in questo momento non è un'associazione con tessera, nel senso che chiunque virtualmente abbia mai scritto una virgola in una pagina di Wikipedia o di uno degli altri progetti in qualsiasi lingua può dirsi socio. Non esiste un tesseramento, esiste un consiglio direttivo di 7 membri eletti con cadenza, sono stati eletti in maniera sfasata con quella. Allora, esiste un consiglio direttivo di 7 membri il cui mandato dura 2 anni,
che vengono sono stati eletti in maniera sfalsata dalla comunità di tutti gli utenti di tutti i progetti in giro per il mondo. Esiste una wiki, esiste uno spazio wiki di scrittura collettiva, di discussione collettiva, aperto a tutti gli utenti di tutte le edizioni, in tutte le lingue, di chiunque voglia parteciparvi. E generalmente uno spazio dove partecipano gli utenti più assidui dei vari progetti nelle diverse lingue. All'interno di questo spazio, appunto, grosso modo ogni anno vengono organizzate le elezioni per rimpiazzare i membri missionari di questo consiglio direttivo. E Frida, che doveva essere qui al mio posto stasera, è uno dei membri di questo consiglio direttivo, che al momento su 7 elementi comprende 4 europei e 3 americani. Il consiglio direttivo stabilisce le linee generali su come muoversi. Oltre a questo, la Foundation mantiene a libro paga 12 dipendenti in questo momento, cioè nei 3 milioni di dollari che fanno funzionare hardware, sorveglianza dell'hardware, connettività, ci sono anche 12 persone a libro paga che si occupano di mantenere, appunto, sorvegliati i server, gestire le grane legali che saltano fuori, gestire le pubbliche relazioni e fare raccolta fondi a livello globale. I fondatori, cioè coloro che nel 2001 hanno dato vita al progetto, sono state 2 persone, Jimmy Wales e Larry Sanger, che al momento non fanno più parte del consiglio direttivo. Jimmy Wales mantiene la carica di presidente onorario. Da dove saltino fuori, se mi chiede indicazioni sulla loro biografia, a memoria non le so dire. Wales, che io sappia, è un imprenditore che lavorava nel campo dell'informatica. Da dove abbiano tirato fuori l'idea, onestamente non lo so, immagino sia stata un'intuizione più o meno felice. Sicuramente niente, al momento l'idea parte da queste 2 persone. Oltretutto la fondazione nasce qualche mese dopo per fornire una sorta di cappello legale all'esistenza del sito. In realtà il sito è nato prima della fondazione, la fondazione è nata successivamente per dare una giustificazione al sito, che all'epoca era ancora una cosa embrionale e semi sconosciuta. Esattamente, di diritto statunitense, esattamente. Sì, il bilancio deve essere chiuso assolutamente in pareggio, c'è proprio lo scopo statutario di non fare profitto di tutto questo. Tra gli scopi statutari c'è l'utopica missione di portare la conoscenza in senso lato, renderla disponibile a chiunque sul pianeta, che è un modo, probabilmente un'utopia, però l'idea di fondo è questa. Dunque, Wiki o Wiki, anche qui la pronuncia è abbastanza libera all'interno. Comunque la parola Wiki deriva dalla lingua locale hawaiana, significa veloce. Questo perché in teoria l'ambiente Wiki dovrebbe fornire un mezzo per pubblicare velocemente i propri contenuti. Tra parentesi, Wiki, oggi come oggi, la parola Wiki definisce la piattaforma su cui Wikipedia e gli altri progetti sono basati, cioè uno spazio di scrittura collettiva, collaborativa. E ci sono diversi software attualmente disponibili, la maggior parte rilasciati gratuitamente come software libero, che permettono di aprire uno spazio del genere, cioè di creare un ambiente virtuale di scrittura collettiva di questo tipo. C'è, esatto, qui è un bel verminaio, nel senso che allora i server se ne stanno negli Stati Uniti e la proprietà è statunitense. A rigore la giurisdizione
la legislazione di riferimento è quella degli Stati Uniti. Tuttavia, a nessuno di noi piace l'idea di affrontare cause legali o anche perché sono spese che la Foundation dovrebbe accollarsi. Di conseguenza cerchiamo di adottare un criterio molto molto prudenziale che tenga conto anche delle nostre leggi. Comunque, passo indietro. I nostri contenuti sono rilasciati con una licenza libera chiamata GFDL. Chiunque voglia pubblicare del testo su Wikipedia deve esserne l'autore o deve essere stato autorizzato dagli autori a pubblicare ai sensi di questa licenza. Chi non ha, prendere un testo stampato o pubblicato su altri siti, copiarlo integralmente su Wikipedia ovviamente non è consentito, a meno di non avere un'autorizzazione scritta ed esplicita da parte degli autori. Questo è uno dei casi, oltretutto, in cui scatta la cancellazione immediata, cioè nel momento in cui un utente si rende conto che un testo è stato copiato pari pari da un'altra fonte. Se è amministratore, cancella lui; se non è amministratore, segnala all'amministratore di cancellare tutto. Oltre alla licenza GFDL, materiali multimediali come fotografie, file musicali o video hanno altre licenze un po' più flessibili e modulari, ma comunque il concetto di fondo è che deve essere garantita la libertà di ridistribuzione, la libertà di modifica. Per quanto riguarda invece appunto la legislazione di riferimento, diciamo che dovessimo andare davanti a un tribunale, il foro competente è quello di San Francisco, anche se è nell'interesse di tutti, nella comunità italiana in primis, cercare di evitare di creare situazioni del genere. Quindi ci atteniamo anche a quella che è la legislazione italiana. Quindi, ad esempio, altra discussione in corso in tempi recenti sulle edizioni in inglese: se io copio del testo da un altro sito e lo pubblico sulla Wikipedia in inglese, un altro utente me lo cancella, ma il mio intervento rimane visibile nelle versioni precedenti della voce. Cioè, di ogni voce rimane traccia, di ogni modifica. Ok, forse intanto la batteria fa ancora qualche sussulto. Dicevo, il solito trucchetto, le batterie le tieni in mano un attimo e si riprendono. Dicevo, sull'edizione inglese è possibile vedere interventi eventualmente cancellati che in realtà non sono stati cancellati. Tutta questa gente qua, no, che frequenta assiduamente Wikipedia tutti i giorni, no? D'ora in avanti, ogni volta che si connetterà a Wikipedia, penserà a te. Quindi cambieranno, perché prima pensavano che dietro ci fossero adesso invece l'immagine sarà legata, soprattutto la tua voce, diranno era quello posseduto da Diderot che ci raccontava dell'enciclopedia. No, nessuna entità occulta o strana. Vi giuro che quando ho una voce è un attimino più apprezzabile di questo rantolo. No, a proposito dei commenti degli utenti, se poi avete desiderio, noi stiamo facendo, è nuovissima, però dal scorso raduno napoletano stiamo facendo girare questo taccuino dove raccogliamo pareri, autografi di da super con Wikipedia da parte di chiunque lo desideri, per cui se avete desiderio di lasciare una nota lo apprezzeremmo molto.
Cioè, quindi usate anche la carta, usate. Non... Perché questa mi... L'unica fregatura è state attenti a quello che scrivete perché non possiamo modificarlo. Esatto. Sono conosciuti gli pseudonimi. Oddio, una persona è liberissima di registrarsi anche col proprio nome e cognome. Abbiamo persone che si registrano palesemente col loro nome e cognome. Noi non obblighiamo nessuno a palesarsi, non obblighiamo nessuno neanche a registrarsi, nel senso che il contributo alla stesura delle voci è aperto anche a un utente anonimo. In realtà anonimi su internet non si è mai, non solo su Wikipedia, fate attenzione. Quando scrivete qualcosa in maniera apparentemente anonima su Wikipedia rimane registrato il vostro indirizzo IP ed è l'indirizzo numerico attraverso il quale un'autorità giudiziaria, una polizia postale, comunque chiunque lo desideri e abbia le autorizzazioni per farlo può risalire a chi siete attraverso il vostro fornitore di connettività internet. Al di là di questo, gli amministratori sono noti per pseudonimo, poi ci capita relativamente spesso di incontrarci anche de visu, per cui poi sì, non posso dire di conoscere tutti i 90 amministratori personalmente, ma una buona cinquantina sì, nelle varie frequentazioni li ho incontrati, ci siamo incontrati, anche perché c'è comunque anche uno straccio di aspetto socializzante in tutto questo, ovviamente, che non fa assolutamente schifo, anche perché, oddio, col passare del tempo mi accorgo che un po' si è perso, perché se... Dunque, io frequento Wikipedia da 4 anni circa e nei primi anni era più facile trovarci, la comunità era un po' più ristretta, un po' più pionieristica, c'era una... Ovviamente, come sempre succede in queste cose, la brigata era un pochino più ridotta, per cui c'era uno spirito differente. Adesso che la comunità sta crescendo è anche difficile tenerla tutta, o comunque avere occasioni in cui si riesce a trovarci tutti. Ciò nonostante, più o meno regolarmente, quella volta al mese in qualche parte d'Italia, una volta anche in Canton Ticino, succede che ci si trovi. Ho menzionato il Canton Ticino perché è una cosa importante, che i progetti di Wikipedia, i progetti come Wikipedia, in generale i progetti della Wikimedia Foundation, non sono divisi su base nazionale ma su base linguistica. Questo vuol dire che sull'edizione italiana partecipano gli italiani, gli svizzeri di lingua italiana, i sammarinesi e tutti quelli in giro per il mondo che per passione, per famiglia, per indole studiano la lingua italiana. Un esempio molto bello che mi piace sempre portare è che l'edizione in siciliano ha trovato tra i suoi promotori un figlio di emigrati che vive in Australia, che parla inglese siciliano e con l'italiano zoppica un po'. Però ecco, anche questo tutto sommato, altra cosa, ad esempio, dove l'approccio internazionale può venire utile, spero di poter menzionare il signor Berlusconi a ridosso delle elezioni, non vogliatene, però la sua voce ovviamente potete ben immaginare che a ogni tornata elettorale e anche non sia oggetto di periodiche controversie, appunto conflitti, di quelli che chiamiamo conflitti di edizione, cioè utenti che si incrociano le modifiche a vicenda, togliendo, aggiungendo. C'è un conflitto di interesse. Un conflitto di edizione, esatto. E la voce dell'ex premier, speriamo. Scusate, non ho resistito. La voce dell'ex premier è stata bloccata in passato proprio perché le due opposte fazioni non riuscivano a trovare una conciliazione su cosa andare a scrivere. Allora ciò che si decise all'epoca di fare era: andiamo a prendere quello che è stato scritto sull'edizione inglese, tedesca, francese e le traduciamo e le mettiamo a confronto e quella diventa la base di partenza, e tutto sommato è stata una base di partenza che ha retto fino alla campagna elettorale successiva senza particolari scossoni. Avete sbagliato, perché io per riuscire, tornando a dire avrei scelto la ghigliottina, tagliare lì. Oddio, considerato il numero di raccomandate di avvocati che sull'onda del caro Lorenzo Domenici, sindaco di Firenze, che è andato a strepitare coi giornali, considerato il numero di raccomandate di avvocati, di deputati e senatori che ho ricevuto in tempi recenti,
Sì, allora, un paio di mesi fa Lorenzo Domenici è andato a dire al Corriere della Sera che avrebbe querelato una non meglio definita Wikipedia Italia, che non esiste, vi ho appena spiegato perché. Esiste la Wikipedia in lingua italiana, non esiste, esiste una Wikimedia Italia che però non ha potere di intervento sui contenuti e quindi non è da querelare. In ogni caso, da Lorenzo Domenici giustamente si era incavolato perché un utente era andato a scrivere nella sua biografia che lui in quanto sindaco aveva passato appalti alla moglie. Ora, per carità, senza fonti a sostegno questo va cancellato. Non ci sorprenderebbe però, per carità, evitiamo. Senza fonti a sostegno questa informazione va cancellata. Però la cosa più serena che Domenici poteva fare era prendere contatto con noi, addirittura sulla pagina di discussione dedicata alla sua biografia, e scrivere: scusate, sono Lorenzo Domenici, guardate che quella è una castroneria. Oppure addirittura mandare un'email a un apposito indirizzo dove ci sono un'altra buona trentina di volontari, tutti utenti che rispondono e fanno da primo filtro per tutte queste contumelie, e avremmo in qualche modo sistemato la questione. Domenici si è rivolto al Corriere da Sera pensando di fare prima, d'accordo. Purtroppo sulla sua onda tantissimi deputati, senatori sono andati a vedersi le loro biografie e quindi abbiamo ricevuto una serie di... Questo mi ha portato a pensare che tutto sommato, se dipendesse da me, anche se so che questo creerebbe delle voragini mostruose, io cancellerei o comunque oscurerei temporaneamente tutte le voci dedicate a viventi. Poi ci ho pensato su un attimo a freddo, ho detto no, perché gli eredi di una cantante sono venuti a protestare perché si era scritto che si era suicidata, quando in realtà non era vero, secondo loro. Ok, allora togliamo anche le biografie di quelli morti da meno di 50 anni. E invece no, non si può fare neanche questo, perché siamo stati teatro di uno scontro di faide di famiglie nobiliari a un certo punto, di gente che si rinfacciava di essersi scippata a vicenda il titolo nobiliare. Ovviamente in questi casi si bloccano tutti gli utenti, li si invita a discutere fuori dalla porta, in uno spazio più consono. Morale della favola, non posso cancellare niente, tenermi le raccomandate agli avvocati a cui rispondere dicendo no, guardate, mandateci una mail e chiedete la rettifica, oppure scrivete all'ufficio legale negli Stati Uniti. E vi prego, fatemi domande, abbraccio, non so andare. Io volevo fare un sondaggio: chi tra di voi ha inserito mai qualcosa dentro Wikipedia, almeno una, non dico una voce, ma magari modificato un paragrafo di... Vale anche correggere errori di ortografia o di battitura, cioè tutto si può fare. Oh, un ragazzo almeno, due, quindi anch'io l'ho messo, quindi siamo in tre. Perché io ho aggiornato, ho messo una voce che proprio non c'era, che è relativa a Mr. Magoo, che quel personaggio ci... Però ti ringrazio. Ecco, il bello rispetto ad una Treccani è che per quanto possa essere considerato sapere di serie B, ci trovate anche appunto la voce dedicata a Mr. Magoo, che per chi lo stima non è cultura di serie B. E sotto questo aspetto, ecco, il fatto di non avere il vincolo cartaceo offre delle potenzialità enormi, proprio perché appunto sì, in realtà poi da un lato una certa aristocrazia del sapere storce il naso, perché Wikipedia ospita sì la biografia di Niels Bohr, ma anche la descrizione di un personaggio dei fumetti o di un telefilm. Però d'altro canto, io se c'ho la ragazzina che sa vita, morte e miracoli del suo attore preferito, perché no? Cioè, se il prezzo che devo pagare è un prezzo anche relativamente conveniente, anzi, perché comunque il progetto sia aperto a qualsiasi forma di sapere, io ho un prezzo che pago assolutamente volentieri. Anzi, chissà che magari fra 30 anni qualche archeologo culturale non voglia andare a scavare negli strati più profondi del nostro immaginario televisivo, andare a cercare la biografia del tal personaggio o del tal attore che ormai è scomparso e dimenticato. Cioè, il sapere serve a identificarsi più con una comunicazione, no?
Assolutamente, assolutamente. Tutta Wikipedia può essere considerata un enorme cantiere mai concluso. Sì, nel senso che tutti quanti, o perlomeno è stata mia esperienza personale, mi sono ritrovato a farmi autodisciplina di tolleranza in molti casi, proprio magari nell'astenermi dall'intervenire su cose che mi toccano più personalmente di altre. Quanto ha appena detto mi fa pensare che c'è stato un bel discutere sul Wikipedia come sottotitolo all'Enciclopedia Libera. E sul significato da dare a quell'aggettivo libera c'è stato un gran bel discutere, perché alla fine c'era chi interpretava libera, consentitemelo, un po' italianamente, nel senso libera in quanto posso farci un po' quel cavolo che mi pare. E invece no, cioè perché è libera nel senso che... Esatto. È libera nel senso che noi non ti chiediamo nulla per averla e ti chiediamo di... ti lasciamo libero di partecipare alla sua costruzione. Certo, se tu ti metti con un piccone a disfarmela, allora no, non sei più libero di fare ciò che vuoi, altrimenti sì, avremmo del rumore di fondo non più utile e quindi non avremmo realizzato quello che ci piace pensare che stiamo costruendo, cioè una fonte di riferimento. Sì, esattamente, esattamente, esattamente. Tant'è che siamo stati anche bacchettati un po' bonariamente dagli utenti, da alcuni utenti ticinesi, perché ovviamente la comunità italiana, il grosso della comunità italiana vive in Italia, quando si trattava di discutere, di scrivere voci relative ad argomenti di diritto e legislazione, tutti quanti davano per scontato. Scrivo il Senato, attenzione, non esiste, in lingua italiana non si esprime solo il Senato italiano, non esiste un corpus di legge.